Buonasera a tutti, io direi di cominciare, quindi chiedo un attimo di attenzione e devo alzare questo, se no sono un po' scorso. Dunque, questa sera affronteremo un argomento molto 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 interessante perché riguarda uno dei personaggi storici più conosciuti nelle scuole e diciamo a livello mondiale tuttora. Parte della storia antica, Alessandro Magno. Quindi stasera ci occuperemo di un tema storico, almeno nella prima parte della lezione, dopodiché sarebbe bene cominciare a parlare di Aristotele. Su Aristotele, voglio preannunciare per chi eventualmente non fosse stato presente la volta scorsa, uno non pretenda, uno che si trovi alle prime armi con la filosofia, di capire tutto, perché è un autore complesso. Quindi quello che ci auspichiamo dal corso è che ognuno possa portare via quanto può, poi magari un giorno approfondire eventuali temi di interesse. Prima però di cominciare la vera e propria lezione, come al solito alcuni avvisi, questa sera ce ne sono tre. Vi ricordo, mi pare di averlo già preannunciato, ma comunque lo ricordo anche stasera, che il prossimo 3 febbraio, venerdì, non c'è lezione, quindi il corso non si fa. Ci rivedremo direttamente il 10 febbraio, la famosa conferenza, no? Ancora una volta, l'ultima sera, questa sera che ve lo ricordo, con il professor Silvano Corruso. Tra parentesi, chi di voi può fare pubblicità appendendo le locandine o distribuendole, ecco, mi fa un grande piacere. Io nell'orario ho segnato, nell'orario della conferenza, le 20:15, per una questione molto semplice. Voi sapete che c'è l'usanza in Italia di arrivare sempre mezz'ora dopo, minimo. Quindi, se avessi indicato le 20:45, prima delle 9:15 il pubblico non sarebbe stato presente. Se avessi messo le 20:30 prima delle 20:45, allora metto le 20:15 nella speranza che alle 20:30 le persone siano presenti. Ecco, vi chiedo questo piccolo sforzo, insomma, per chi è interessato, questo è chiaro, a presenziare, insomma, un po' prima. Tra l'altro, ancora una volta, chiedo un piccolo sforzo, l'ho fatto nella primissima lezione, forse non ricordo bene, per quanto riguarda l'orario dei corsi, cioè delle nostre lezioni normali. In che senso? Normalmente noi cominciamo alle 20:45, anche se l'orario ufficiale sarebbe quello delle 20:30. Avendo noi stabilito come orario di termine le 22 o le 22:05, se ogni tanto si ritarda 5-10 minuti, penso che non sia un problema, vi chiederei di poter cominciare massimo alle 20:40. Quindi 20:40, poi la solita pausa di 5 minuti per spezzare la lezione, poi si va avanti fino alle 22:05. Naturalmente, ancora una volta, ricordo che c'è la possibilità di fare quante domande si vogliono. Non ne sono state fatte tantissime, ma se il pubblico vuole intervenire anche durante la spiegazione è liberissimo di farlo. Bene, perché occuparsi di Alessandro Magno? Uno dice, è un corso di filosofia, e quindi corso di filosofia, lezioni filosofiche o letture filosofiche, perché dobbiamo occuparci di un personaggio storico? Perché Alessandro Magno fu un personaggio, l'abbiamo già ricordato ormai più volte, educato da Aristotele in persona, che ne fu quindi maestro privato. Alessandro Magno, peraltro, era un grande amante e conoscitore della cultura greca. Amava i classici, per esempio Omero, sapeva recitare anche molti versi, e apprese direttamente molta della sua cultura da Aristotele, quindi uno dei filosofi maggiori, se non il maggiore, dell'antichità. Cominciamo a dire che questo personaggio tenterà un esperimento inedito per la storia antica, almeno per quella che noi conosciamo fino all'epoca, cioè di costruire un impero, se volete occidentale, orientale, che comprendeva anche il vicino Oriente,
dando a questo impero un'impronta ellenica, cioè un'impronta che facesse riferimento alla cultura greca. Ellenico questo significa. Data di nascita e data di morte. Nasce nel 356 a.C. e muore nel 323. Quindi muore a 33 anni. A 30 anni Alessandro Magno, anche meno, era signore dell'Asia. Quindi vuol dire che aveva il suo dominio esteso sull'impero persiano, che egli riuscì a scalzare completamente, come non erano riusciti a fare i greci in precedenza. Anzi, adesso recupereremo alcune nozioni di storia greca che abbiamo già presentato, anzi Alessandro Magno in un primo momento si presenterà come il vendicatore dei greci, umiliati più volte dai persiani. Quindi lui assume le vesti e si autoproclama vendicatore dei greci e della cultura greca. Benissimo, cominciamo a ricordare alcuni antefatti storici. Già ne parlammo nella seconda lezione, ma non è detto che tutti si ricordino tutto e che tutti fossero presenti. Come giungiamo ad Alessandro Magno e in quale contesto nasce Alessandro Magno e comincia ad operare? Dunque, nel VI secolo avanti Cristo, con la caduta di Lidia, che è una delle regioni più importanti, siamo nel 546 a.C., per opera di Ciro il Grande di Persia, ecco, questi sono personaggi importantissimi della storia dell'impero persiano, le poleis, le città-stato dell'Asia Minore, vengono inglobate nell'impero persiano. Quindi sappiamo che la cultura greca diede vita alla entità politica chiamata la polis, la città, che aveva una sua organizzazione interna, una sua costituzione. Famosa era ad esempio la costituzione di Atene, ma anche quella di Sparta. Le polis, al plurale naturalmente polis e poleis, soprattutto si segnalavano per il loro anelito, se così volete, all'indipendenza, alla libertà di disciplina politica. Abbiamo polis nella Grecia propriamente detta, ma abbiamo anche polis nell'Asia Minore. Ricorderete per esempio Mileto. Mileto, città costiera che fu la prima città-stato ad ospitare una scuola filosofica, cioè la scuola di Mileto, Talete, Anassimandro e Anassimene. Che cosa accade? Che questi persiani ad un certo punto, nel VI secolo a.C., cominciano ad invadere, insomma, il territorio sottoposto, se così volete, o fedele alla cultura greca, e ad estendere il loro dominio. Nelle città-stato dell'Asia Minore vengono messi fiduciari del Gran Re, dei tiranni, no? Che erano fiduciari del Gran Re, elementi politici, insomma, di fiducia. Chi era il Gran Re? Il Gran Re era il sovrano o imperatore persiano. Era una figura divinizzata, nel senso che gli si tributavano veramente onori divini. Ad esempio, si discute di un cosiddetto, se volete, fenomeno o atto di ossequio che ad un certo punto anche Alessandro Magno volle per se stesso, andando incontro a numerose proteste di alcuni suoi stessi fedeli, verso i quali dovette ricorrere persino all'uccisione, che era la cosiddetta proscinesi. Cos'è la proscinesi? La proscinesi è un atto discusso dai storici che doveva consistere in qualcosa come o un inchino, secondo alcuni, all'imperatore, altri si spingono a dire addirittura una genuflessione, ma è discusso se si tratti di questo, oppure un bacio, in quale forma non è stabilito, soffiato in faccia all'imperatore. Era un atto di ossequio, di umiliazione, di prostrazione nei confronti di questo Gran Re. Il problema è che i greci faticano molto a venire retti da tiranni e infatti si ribellano già a partire dal 499 a.C. Le città dell'Asia Minore si ribellano a questi fiduciari del Gran Re e soprattutto, questo è importantissimo, Atene e Sparta, che successivamente sarebbero divenute nemiche, no? E avversari irriducibili, intervengono a favore dei greci di Asia, cioè delle città-stato dell'Asia Minore. Nel 479 a.C., dopo una serie di ribellioni e guerre, l'impero persiano è sconfitto
quindi i persiani, vengono momentaneamente indeboliti e ricacciati ad est. Momentaneamente, questo è decisivo. Atene assume la funzione di città guida, la leadership delle città greche. E come cerca di legittimare la sua funzione di città guida? Attraverso la Costituzione, ne avevamo parlato, di questa Lega, che è intitolata la Lega Delio Attica, sancita sull'isola di Delo. Siamo nel 477 avanti Cristo. Che cosa comporta l'appartenenza a questa Lega Delio Attica? Appartenenza che in realtà non è tanto volontaria quanto ad un certo punto obbligata. Le città-stato, le città partecipanti alla Lega, devono contribuire alla spesa comune della Lega o inviando navi, o inviando armamenti, oppure semplicemente tramite tributi in denaro. Ebbene, Atene si serve di questa Lega per dominare in pratica le città-stato. Problema: non a tutti questa situazione piace. Abbiamo l'egemonia di Atene, ma l'egemonia di uno Stato su tutti gli altri Stati può durare solo fino ad un certo punto. Prima o poi qualche ribellione può nascere. Ed infatti abbiamo la cosiddetta guerra del Peloponneso, una guerra violentissima. Poi parleremo anche di un episodio che fa parte della storia della medicina e che c'entra con la guerra del Peloponneso. Una guerra sanguinosa che perdura, pensate, in più fasi, dal 431 al 404 avanti Cristo. Atene si scontra con Sparta, in pratica sono le due fazioni principali. Ci sono un sacco di alleanze che mutano e così via. Che cosa accade? Che nel 404 avanti Cristo, adesso non possiamo entrare in dettaglio perché questo è solo un antefatto, l'abbiamo fatto a suo tempo, chi fosse interessato nella lezione seconda del corso su YouTube può trovare ciò che desidera. Nel 404 avanti Cristo Atene capitola, si arrende, e per Atene è una disfatta tremenda. Atene, che prima aveva il ruolo egemone, no? E che pensava veramente di essere la città portatrice dei valori della cultura greca, deve arrendersi a Sparta. Pensate che si discute persino se sia il caso di distruggere Atene. Distruggere vuol dire raderla al suolo completamente, eliminando tutto, mura, edifici, eccetera, eccetera, oppure di salvarla. Ebbene, gli Spartani, uno dice, essendo gli Spartani il principale rivale di Atene, sarà stato il loro desiderio radere al suolo la città. Gli Spartani, su varie proposte, alla fine accettano di essere clementi, di salvare cioè la città, di non raderla al suolo, altrimenti Atene oggi non esisterebbe, o se esistesse esisterebbe in altra forma, ma comunque ciò non accade. Però impongono ad Atene di rinunciare definitivamente all'impero. Cos'è l'impero? È l'impero, insomma, utilizzando strumenti come la Lega. Si ricorda un episodio molto importante durante la guerra del Peloponneso, poi leggeremo anche un estratto che secondo me merita la pena di essere conosciuto da uno storico dell'epoca, e cioè l'epidemia di peste. L'epidemia di peste che nel 429 a.C. imperversò all'interno di Atene. La popolazione, infatti, timorosa degli Spartani, che cosa fece? Si rinchiuse entro le mura di Atene stessa, su consiglio di Pericle, che era il politico e il militare leader di Atene. Ma il problema è che, intimorita degli Spartani, anche le popolazioni delle campagne confluiscono all'interno di Atene in condizioni igieniche disastrose, e si diffonde un'epidemia di peste che uccide almeno un terzo della popolazione di Atene. Pericle e la sua famiglia stessi trovano la morte. Ecco, e tra parentesi, Atene non si riprenderà più dalla morte di Pericle. Dal 404 al 371 Sparta è la potenza egemone della Grecia, per una serie di motivi sui quali adesso non entreremo in dettaglio. Per un breve periodo, dal 371 al 362, è Tebe, un'altra città che assume la guida, ma questo va a generare una situazione molto instabile. Perché? Perché in pratica abbiamo le città della Grecia che
si alternano nell'avere prima il potere uno, prima il potere l'altro, nell'emergere l'una rispetto all'altra, nell'indebolirsi a vicenda tramite alleanze, colpi bassi di vario tipo. E chi trae vantaggio da questa situazione di instabilità interna? Come sempre nella storia accade, i nemici esterni. In questo caso sono di nuovo i persiani. I persiani, che prima erano stati cacciati un secolo prima, tanto valorosamente, vedono una Grecia indebolita e in rivalità interna, e è il momento adatto per cercare di reinserirsi nella vita politica. La Persia quindi comincia a reinterferire nella vita delle città-stato. Con la pace del re, che è un atto politico che risale al 386, i persiani riottengono il controllo delle polis e divengono nuovamente, un'altra volta, protagonisti degli equilibri politico e militari della Grecia. In pratica sono di nuovo i persiani a dettare legge. Questo durerà fino all'arrivo appunto di Alessandro Magno. Quindi Alessandro Magno emerge in questo contesto. Andiamo avanti. Abbiamo parlato della peste di Atene, di un episodio di storia della medicina. Ora, nel corso ci siamo proposti, chi interessato può andare a vedere l'esposizione del programma del corso di filosofia mostrato nella prima lezione, ci siamo proposti anche l'obiettivo di parlare di vari episodi di epidemie che si sono verificati nel corso della storia. Uno, per esempio, il più famoso, che riguarda l'Europa intera, fu la peste bubonica del XIV secolo, che uccise un terzo, non di una città, ma della popolazione europea. Perché? Perché in quel contesto nascono una serie di riflessioni teologiche, filosofiche, storiche, che meritano veramente di essere prese in considerazione e che si ripresentano ciclicamente nel corso della storia. Ebbene, della peste di Atene abbiamo già detto qualcosa poco fa, abbiamo detto perché si verifica questa peste, quindi la cittadinanza rinchiusa entro le mura, gli abitanti delle campagne che si riversano in una città che è già sovraffollata in condizioni igieniche disastrose. Guardate che alla fine la peste bubonica del XIV secolo ebbe anche questo come concausa, non come unica causa, ma come concausa. Nel 429 Tucidide, uno storico molto importante, si sente parlare di Erodoto, di Polibio, Tucidide è un altro storico, così descrive la peste nella sua opera intitolata Guerra del Peloponneso. Vediamo la citazione, poi traiamo le considerazioni più importanti. Questa è la descrizione reale. Subito all'inizio dell'estate, questo è lo scoppio dell'epidemia, i peloponnesiaci e i loro alleati invasero l'Attica con i due terzi delle loro forze, come avevano fatto anche in precedenza. E dopo essersi accampati, cominciarono a devastare la terra, quindi qua è Sparta che arriva e comincia ad attaccare. Erano nell'Attica solo da pochi giorni, quando il morbo cominciò a manifestarsi per la prima volta tra gli ateniesi, benché si dicesse che anche prima fosse scoppiato in molti luoghi, nelle vicinanze di Lemno e in altre terre. E non si ricordava ci fosse stata da nessuna parte né una pestilenza simile né una tale strage di uomini. Questo è importantissimo. I medici nulla potevano. Del resto la microbiologia ancora era sconosciuta. Uno vedeva che esistevano dei contagi, quindi si sapeva che c'era una malattia, ma non si conosceva il veicolo, no, di trasmissione del contagio. Empiricamente, quindi osservando, si poteva semplicemente riscontrare che venendo a contatto l'uno con l'altro, con i vestiti, uno rischiava di assumere la stessa malattia, ma microbi, batterie erano ancora sconosciuti. I medici nulla potevano per fronteggiare questo morbo ignoto, che tentavano di curare per la prima volta, ma morivano più degli altri. I primi a morire erano i medici sul campo, perché in quanto più degli altri si avvicinavano ai malati, quindi
quindi erano i primi a morire in quanto venivano a contatto con i malati, né serviva nessun'altra tecnica umana. Per quanto si formulassero suppliche nei templi o si ricorresse agli oracoli e a cose del genere, tutto si rivelò inutile. Alla fine rinunciarono a questi tentativi, vinti dal morbo funesto. In pratica la peste se ne andò alla fine da sola, dopo aver falcidiato la popolazione. E così fu anche nel XIV secolo. Ci fu un ciclo, una pena, la distruzione, la morte di milioni di persone, dopodiché, dopo aver decimato la popolazione, quindi avere meno possibilità di diffusione del contagio, la malattia finì essa stessa per scemare. Che cosa emerge soprattutto da questo racconto? Beh, qui abbiamo alcuni aspetti, e cioè soprattutto il discorso dell'impotenza dei medici. Ora, dovete sapere che la medicina antica si basava su principi completamente differenti da quella attuale. Magari più avanti potremo anche fare un piccolo inciso, ma qui devo chiamare degli esperti sul tema, sulla medicina ippocratica, no? Ippocrate, Galeno ed altri medici dell'antichità. Si supponeva che l'uomo fosse composto di alcuni, diciamo, come dire, liquidi o di alcuni fluidi di un certo tipo o di alcune parti, le quali finché erano in equilibrio fra loro generavano la salute. Quando per un motivo qualsiasi sconosciuto andavano in condizioni di squilibrio, per esempio l'umore nero prevaleva sugli altri, si generava la malattia. Compito del medico era riportare queste energie, se volete, in equilibrio. Ci riuscivano? Beh, a volte sì, per fortuna ci riuscivano, a volte assolutamente no. Nel caso della grande peste di Atene non ci riuscirono praticamente mai. Intanto però erano persone, insomma, che stavano a contatto e morivano. Ma andiamo direttamente a ciò che più ci interessa. Spostiamoci in Macedonia. La Macedonia nel IV secolo avanti Cristo, diciamo ai tempi di Filippo II, padre di Alessandro Magno, era una regione completamente, possiamo dire, arretrata, fra virgolette, rispetto a molte altre città coeve. È una regione a nord della Tessaglia, tutti noi più o meno abbiamo dimestichezza su dove si trovi la Macedonia, e all'epoca era abitata per lo più da contadini, da pastori, da guerrieri, ed era una regione retta da una monarchia patriarcale. Cosa vuol dire? Il sovrano che poi trasmetteva il potere al figlio e così via. Una monarchia patriarcale che aveva un potere praticamente assoluto. Il primo mutamento veramente epocale nella storia della Macedonia si verificò nel 359 a.C. Perché che cosa succede? Filippo II sale al trono dell'impero macedone e cerca di trasformare completamente il proprio stato. Come fa? Beh, qui abbiamo descritto soltanto alcuni degli aspetti. Innanzitutto vuole potenziare l'esercito. Prima cosa, potenziare la tattica militare, la strategia. Introduce la falange macedone, che era un particolare tipo di schieramento dell'esercito munito di apposite lance. C'erano 16 fila di soldati basati su 16 righe, le quali procedevano l'uno successivamente all'altra. Quindi, prima cosa, si potenzia l'esercito. Seconda cosa, bisogna centralizzare, dice Filippo II, il potere. Non vale più la pena che ci siano dei signori, signoretti all'interno della Macedonia a gestire chi una zona, chi un'altra. No, accentriamo il potere e unifichiamo il territorio. Quindi centralizziamo il potere. Nel 338 a.C. Filippo II comincia a decidere qualcosa di importante. Dice: abbiamo potenziato l'esercito, abbiamo centralizzato il potere e unificato il territorio, adesso espandiamoci, prendiamoci qualcosa. E che cosa fa? Si dichiara guerra alla Grecia. Con la battaglia di Cheronea la Macedonia è schierata contro Atene, Tebe e altre polis greche,
Filippo II asserve completamente la Grecia, che diviene un protettorato macedone. E allora uno deve immaginare lo stato d'animo del greco, del cittadino anche, pensate, ateniese. Il cittadino ateniese era abituato all'idea della democrazia, ma non è la democrazia di oggi che si spaccia, la democrazia antica era completamente un'altra cosa. Una partecipazione diretta proprio alla gestione dello Stato in forme diverse. Ebbene, qui il cittadino diviene da partecipante, se volete, a suddito, perché la Grecia diviene un protettorato macedone. Gli sconfitti, comprese queste città greche, sono obbligati ad aderire ad una nuova lega, prima c'era quella degli Attica, adesso ce n'è un'altra, che è la Lega di Corinto. E la Lega di Corinto basava la sua esistenza su due presupposti. Primo, tutti i partecipanti, anche qua non volontari, erano obbligati, dovevano riconoscere ufficialmente la supremazia della Macedonia. E vabbè, questo uno se lo può attendere. Secondo, era proibito assolutamente ai partecipanti della Lega di muovere l'uno guerra contro l'altro. Quindi Filippo II impedisce che le varie città presenti all'interno della Lega si facciano guerra a vicenda. Vuole mantenere lo status quo, potenze magari che si limitano costantemente a vicenda, ma l'una non dovrà mai prevalere sull'altra. Nel 342 Filippo II fa qualcosa in più. Contatta Aristotele, il filosofo, e lo chiama a Pella, un'altra città, per educare Alessandro III. Alessandro III è Alessandro Magno, noi oggi lo conosciamo come Alessandro Magno. Magno significa il grande, un appellativo attribuito dopo. In realtà lui era Alessandro III di Macedonia. Nicomaco, padre di Aristotele, già molti anni prima era stato medico presso la corte macedone. Quindi la famiglia di Aristotele era già conosciuta ai sovrani macedoni. E che cosa impara Alessandro da Aristotele? Ora, noi non sappiamo esattamente di che cosa discussero in termini di politica, di strategia, ma quello che Alessandro Magno porta via da Aristotele è l'idea che la cultura greca sia superiore in assoluto a tutte le altre. Ergo, quindi, conclusione, deve anche imporsi sulle altre. È una questione quindi di cultura. Aristotele, quando vedrà Alessandro Magno partire per la conquista del mondo conosciuto e spostarsi fino in India, ne parleremo fra qualche minuto, comincerà a prendere le distanze da Alessandro Magno quando vedrà che Alessandro rinuncia ad imporre insomma un governo di tipo ellenico, se volete democratico, e assume invece la funzione di un sovrano assoluto. A quel punto Aristotele disconosce completamente il suo ex allievo. Nel 336 a.C., questo è un anno importantissimo, Filippo II viene assassinato. C'è un intrigo a corte, Filippo II viene assassinato da un suo stesso servitore, Alessandro gli succede e trova una situazione di questo tipo. Filippo II aveva lavorato tutta la sua vita per preparare l'esercito, soprattutto per muovere guerra all'impero persiano. Quindi va bene la Grecia, va bene a servire le città-stato, Atene va benissimo, ma il suo grande sogno sarebbe stato quello di sbaragliare l'impero persiano. Problema, viene assassinato. E quando Alessandro Magno prende il potere, trova praticamente tutto ormai pronto per spostarsi ad est, verso la Persia. E da chi aveva tratto Filippo II questo insomma stimolo ad espandersi verso l'impero persiano? Beh, sicuramente da lui stesso, dalla storia precedente, ma anche dal consiglio di alcuni filosofi e retori. Ve ne voglio citare specialmente uno, perché vedrete bene quale sia l'idea che domina in quest'epoca sui greci rispetto ai cosiddetti barbari. Isocrate dice testualmente a Filippo II: mi accingo a consigliarti di farti promotore della concordia fra gli elleni, i greci,
e della spedizione contro i barbari. I barbari sono i persiani. Se la persuasione è vantaggiosa nei confronti degli elleni, dei greci, la costrizione è utile nei confronti dei barbari. Cosa vuol dire questo? Con gli elleni, con i greci, puoi ragionare, sono filosofi, prima o poi qualcosa capiscono. Quindi puoi ricorrere alle armi, ma fino a un certo punto. Con i barbari, dice Isocrate a Filippo II, i barbari, ripeto, sono i persiani, tu non devi cercare la persuasione, lì ti servono le armi, vai direttamente con le armi, muovi guerra. Ci sono tanti altri estratti di questo tipo, noi ne abbiamo scelto uno. Alessandro Magno chi era e che cosa fa? Alessandro Magno è un personaggio, io ve lo dico chiaramente, violento, perché bisogna essere realisti, che non, diciamo così, rinunciò quando necessario a praticare l'omicidio di possibili rivali, generali e anche parenti. Alessandro Magno però era uno stratega eccezionale. In 12 anni e qualcosa conquista l'impero persiano, l'Asia Minore, quindi l'Egitto, il Pakistan, l'Afghanistan ed arriva fino all'India settentrionale. In Egitto fu lui a fondare la città di Alessandria d'Egitto, che sarebbe poi divenuta un centro culturale enorme. Alessandro poi fondò più di una ventina di città denominate Alessandria, perché noi conosciamo Alessandria d'Egitto. All'impero, ai confini dell'impero macedone, troviamo poi anche Alessandria Escatè. Escatè significa l'ultima, l'escatologia, no? Significa le cose ultime. Stratega incredibile, fisico non invidiabile, dicono gli storici, carisma e coraggio eccezionali. Alessandro viene descritto non come il generale dell'esercito che sta dietro, no? Sì, sì, voi andate avanti, fate così, no? Ma come colui che si mette in capo all'esercito e si lancia all'attacco dei nemici, lui stesso dando l'esempio ai propri soldati. Aveva una grandissima ambizione, questo è inutile negarlo, e anche una grande cultura. Alessandro Magno ad un certo punto capisce che per creare coesione nell'inferno dell'esercito ha bisogno di centralizzare qualcosa, di dare un riferimento. E chi meglio può essere il riferimento centrale per l'esercito e per le popolazioni se non lui stesso? Infatti alimenta il culto della persona. Questo culto della sua persona, che guardate anche nel Novecento è stato alimentato. Come abbiamo detto qualche lezione fa, io spero di aver tempo molto più avanti di mostrarvelo, quando negli anni 30 comincia la dittatura staliniana in Unione Sovietica, a Stalin vengono tributati, e non scherzo perché ci sono documenti, onori quasi divini. Cioè lui viene visto come il discendente diretto di Lenin, che era considerata la divinità assoluta, no? Come il vero promotore della rivoluzione, del benessere e della pace fra i popoli. Quindi la storia ritorna, eh? In Germania dell'Est, fino al 1956, Stalin viene chiamato come il grande amico del popolo tedesco e il grande amico dei popoli da liberare, insomma. Di Alessandro Magno si dice che fosse discendente, sono leggende in parte alimentate anche dalla sua stessa madre, discendente di Eracle e di Achille, che erano personaggi mitici. Anche gli storici alimentavano il suo culto raccontando leggende, anche gli scrittori che narravano le sue gesta. Sapete che spesso nella storia antica si prende un fatto, lo si narra e poi lo si condisce di un sacco di altri esempi, nel caso di un sacco di altre storie, nel caso dei generali antichi questo è evidente. Alessandro Magno in pratica si sposta verso est, verso l'impero persiano e verso l'India, portando con sé storici e scrittori appositamente assoldati per narrare le sue gesta. Alessandro Magno aveva una grande volontà di unificare in maniera ellenica, l'abbiamo già detto, l'impero. Però nel contempo per farlo deve reprimere, anzi vuole reprimere ogni forma di ribellione,
e uccidere ogni possibile rivale. Gli storici, per esempio, ricordano l'uccisione del generale Parmenione. Era uno dei generali più abili di Alessandro Magno, a cui Alessandro dovette in effetti molto, che ad un certo punto venne sospettato di aver ordito un complotto contro Alessandro Magno stesso, in compagnia del figlio Filota. Che succede? Che questo Parmenione, che evidentemente stava acquisendo una certa popolarità, viene fatto fuori con questa accusa e viene fatto fuori anche il figlio. Anzi, prima il figlio e poi il padre. La motivazione è che non è bene uccidere il figlio e lasciare in vita il padre. Perché? Perché il padre potrebbe vendicarsi. Come del resto non è bene uccidere il padre e lasciare in vita il figlio, perché il figlio prima o poi potrebbe vendicarsi. Ma Alessandro tentò anche un esperimento assolutamente inedito, e cioè quello di fondere varie civiltà, la civiltà greca con quella orientale. Quando si sposta verso est, ad un certo punto Alessandro costringe i suoi stessi ufficiali a contrarre matrimonio con donne orientali persiane. Qual è il suo intento? È quello di dar vita ad una nuova razza, ad una nuova, diciamo, entità umana, se volete, che sia greca, congiunta ai valori orientali, perché Alessandro Magno alle varie corti di Oriente vede anche che ci sono dei valori interessanti, delle pratiche interessanti, vuole unire, per così dire, gli elementi migliori della tradizione greca con quella orientale, favorendo i matrimoni misti. Inutile dire che dopo la morte di Alessandro Magno, storicamente è accettato, la maggior parte dei generali o degli ufficiali che avevano contratto matrimonio con queste donne ripudieranno le donne, salvo pochi casi verranno tutte rifiutate queste donne orientali. Intanto però obbliga a fare questo. Come detto prima, ad un certo punto Alessandro rinuncia ad essere il generale e vuole imporsi proprio come il gran re, cioè l'imperatore da divinizzare. Con Alessandro Magno comincia il periodo ellenistico o l'età alessandrina. L'età alessandrina si estende dal 334 a.C., quando Alessandro comincia la spedizione contro l'impero persiano, e dura storicamente fino circa al, possiamo dire, 30 a.C., quindi primo secolo a.C. Quindi si va dalla spedizione contro il regno persiano fino alla nascita dell'impero romano, quindi vedete la successione anche degli imperi storici, quando viene annesso l'ultimo regno ellenistico, che è quello il regno tolemaico d'Egitto. E chi sarà ad annettere nell'impero l'ultimo regno ellenistico, quello d'Egitto? Sarà colui che è conosciuto come Cesare Ottaviano Augusto, o semplicemente Ottaviano, e il cui nome completo era Gaio Giulio Cesare Ottaviano Augusto, una serie di nomi poi assunti. E se uno vuole avere un'idea dell'impero di Alessandro Magno, è sufficiente che consulti una cartina dove si vede la partenza dalla Macedonia e tutte le parti verdi, in verde, sono regni o luoghi che Alessandro conquisterà via via, spostandosi. Ecco, molto spesso alcuni dicono è arrivò fino al fiume Indo, in realtà Alessandro Magno andrà oltre, travalicò persino il fiume Indo e si spostò ancora più in là, quando ad un certo punto le truppe si ribelleranno, perché Alessandro Magno aveva anche intenzione di andare ancora più avanti, non si sa fin dove e non si sa fin dove conoscesse esattamente, aveva anche in serbo alcuni progetti di esplorazione di terre, di mari, ma le truppe a un certo punto ne hanno piene le scatole, si ammutinano ed Alessandro è costretto a dar loro retta e a riportarle a casa. Tra l'altro il paradosso è che questo personaggio storico avrebbe perso molti soldati nello stesso viaggio di ritorno a casa. Un po' come, se volete, anche se con accenti molto diversi, l'Odissea di Omero, no? C'è questo Ulisse in compagnia di molti altri personaggi che parte per la conquista di questa città che è Troia, con una serie di stratagemmi riusciranno a conquistarla, e l'esercito intero praticamente di Ulisse morirà nel viaggio di ritorno.
tanto che lui se stesso ritornerà, ma in forma diversa. Sapete che all'inizio non può apparire subito come colui ad Itaca che era stato l'antico sovrano, quindi appare nelle forme di un vagabondo, di un barbone, possiamo dire, dopodiché comincia ad attuare la sua vendetta completa. Ma sappiate che, e questo è interessante, di Alessandro Magno parla anche la Bibbia, tanto fu importante questo personaggio. Se noi abbiamo a leggere il primo libro dei Maccabei, esattamente capitoletto primo, versetti 1-9, troviamo riassunto in poche righe tutto il periodo di vita di Alessandro Magno e che cosa successe dopo di lui. Questo è ciò che la Bibbia riassume. Dice: queste cose avvennero dopo che Alessandro il Macedone, figlio di Filippo, uscito dalla regione dei Chittim, sconfisse Dario, imperatore persiano, re dei Persiani e dei Medi, e regnò al suo posto, cominciando dalla Grecia. Intraprese molte guerre, infatti, si impadronì di fortezze, infatti, e uccise i re della terra, praticamente la maggior parte dei re più potenti di allora. Arrivò sino ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra si ridusse al silenzio davanti a lui. Il suo cuore, questo è il problema di Alessandro, il suo cuore si esaltò e si gonfiò di orgoglio, perché Alessandro, come detto, ad un certo punto arrivò a proclamarsi come divinità in terra. Radunò forze ingenti e conquistò regioni, popoli e principi che divennero suoi tributari. Dopo questo cadde ammalato e comprese che stava per morire. In realtà Alessandro non comprese che stava per morire, è discusso, Alessandro morì semplicemente ad un certo punto. Le cause della sua morte a 33 anni sono discusse. Lo storico Frank Wolbank, che in questo libro, la cui prima versione risale mi pare al 1981, dice che la causa probabile della sua morte fu quella di una gara di resistenza al bere, no? Erano pratiche diffuse all'epoca. Secondo altri, Alessandro fu avvelenato, secondo altri ancora, semplicemente morì stremato dalle sue fatiche. Non si sa esattamente che cosa sia successo, ma vediamo un po'. Allora chiamò i suoi luogotenenti più importanti, che erano cresciuti con lui fin dalla giovinezza, e mentre era ancora vivo divise tra di loro il suo impero. In effetti c'erano i satrapi, cioè i generali vari di Alessandro Magno, che dopo di lui si sarebbero spartiti il suo stesso impero. Regnò dunque Alessandro 12 anni, 12 anni famosi, e morì. I suoi subalterni assunsero il potere, ognuno nella sua regione, e infatti fu così. Dopo la sua morte tutti cinsero il diadema, tutti si autoincoronarono in qualche modo, e dopo di loro i loro figli per molti anni, e si moltiplicarono i mali sulla terra. Allora, giustamente, il vostro collega Davide ha posto una domanda ed ha avuto ragione, perché ha chiesto di approfondire alcuni rapporti, alcune differenze tra la corte macedone, diciamo tra la cultura ellenistica e le culture orientali. Domanda giustissima, legittima, noi non abbiamo semplicemente il tempo di farlo per questione di tempo, se no altrimenti sarebbe stato veramente interessante entrare in dettaglio, ma non possiamo farlo. Chiaramente nelle università di storia, quando si fa il corso di storia antica, un intero corso da varie ore e ore viene dedicato soltanto alla figura di Alessandro Magno. Noi questa sera cosa stiamo facendo? Stiamo cercando di condensare in un'ora e un quarto tutto Alessandro Magno. Inevitabilmente ci sono delle carenze, delle cose che bisogna tralasciare, e eventuali approfondimenti possono essere fatti su vari testi che sono stati pubblicati sul mondo ellenistico. Poi dipende se uno voglia approfondire la scienza ellenistica, la filosofia ellenistica, la storia ellenistica in generale, la tecnica ellenistica, ci sono tanti e tanti tanti aspetti. Bene, torniamo a noi e vediamo un po' come questo Alessandro si muove. Alessandro Magno, quindi,
raccoglie l'eredità del padre, Filippo II, e decide di portarla a Confratezza. Se suo padre aveva predisposto tutto, l'esercito, le truppe, per attaccare l'impero persiano, ma morì prima di poterlo fare, Alessandro Magno invece decide di procedere subito. Pensate che deve confrontarsi per ben 3 volte con Dario III di Persia, il gran re dell'impero persiano dell'epoca. Alla 3ª volta Dario III, come vedremo, verrà sconfitto ed inseguito per parecchi chilometri da Alessandro stesso. Quindi l'inseguimento di Dario, che è un episodio importantissimo nella vita di Alessandro Magno. Nel 334 a.C. Dario III di Persia, qui vedete le nascite, viene sconfitto la prima volta in Turchia. Quindi Alessandro riporta un successo già enorme. Mentre avanza, quindi Dario deve retrocedere e cedere alcune posizioni e scappare con il suo esercito, mentre avanza, ecco che Alessandro si ferma nella famosa città di Gordi, che oggi si trova in Turchia. E qui di Gordi si racconta un aneddoto molto importante che è conosciuto anche oggi. Si parla oggi di nodo gordiano, no? Il nodo gordiano della soluzione, quel punto veramente che bisogna cercare di sciogliere per risolvere una situazione, il nodo gordiano della situazione attuale, sociale, politica. A che cosa è riferito? Si dice che a Gordio esistesse un carro proprio, legato da una fune con un nodo che nessuno era in grado di sciogliere. E la leggenda diceva che chi fosse riuscito a sciogliere il nodo sarebbe poi divenuto signore di quelle terre. Alessandro Magno, dice sempre la tradizione, si sarebbe avvicinato a questo nodo, avrebbe cominciato a sciogliere, prende la spada, tac, e lo trancia di netto. Ma ecco, sciolse così il nodo gordiano. Un altro episodio dice che Alessandro, dopo aver tributato un qualche culto a chissà quale divinità, all'interno di un mare o di un lago, non mi ricordo esattamente, con una barca, tornando a riva, verso le terre della Persia, prima ancora di scendere a terra, prese la sua lancia e disse: ciò che la mia lancia conquisterà diventerà mio. Quindi Alessandro lancia la sua lancia sulla terra, e la lancia va ovviamente a conficcarsi nel terreno, a simboleggiare che quello sarebbe diventato il suo terreno, il suo territorio. Naturalmente queste sono leggende, tradizioni, non si sa quanto ci sia di vero, però intanto vengono raccontate. Nel 333 a.C., quindi un anno dopo, sconfigge Dario III una seconda volta ad Isso. Nel 332, quindi un anno dopo ancora, ormai Alessandro è avanzato talmente tanto all'interno del vicino Oriente e dell'Est, no? Che il suo potere è esteso su Siria e Palestina. Nello stesso anno assedia Tiro, che è una città situata su un'isola. Per farlo, ingegnosamente, che cosa fa? Costruisce un terrapieno. Tiro era una città insulare, protetta da delle mura invalicabili, difatti l'assedio di Tiro durò parecchio. Per evitare di attaccare Tiro con delle navi, di spostarsi qua e là, Alessandro Magno fa costruire un ponte di terra, no? In modo da poter meglio assediare la città. Sempre nello stesso anno, Alessandro ad Egitto fonda Alessandria d'Egitto, quella che sarebbe divenuta la futura capitale, scusate, una futura città, centro della cultura dell'epoca, che ospitava la famosa biblioteca che si dice contenesse circa 600.000 volumi. Nel 331 a.C., questo è interessante, perché vedete anche l'onore delle armi, persino nella storia antica. Che cosa succede? Che Dario III viene sconfitto definitivamente da Alessandro a Gaugamela, che si trova nell'odierno Iraq. Dario ormai è sbaragliato, il suo esercito è in rotta e deve scappare, quindi non è più un retrocedere,
strategico, proprio stavolta scappa, dice qua adesso mi fanno la pelle, e teme anche di essere ucciso dai suoi stessi generali, perché ormai ha perso completamente la fiducia dei suoi generali. Quello che era il grande persiano, il dio, no, dell'esercito, a questo punto viene mostrato nella sua completa nudità. Sapete, il re è nudo, si scopre che di potere divini non ne aveva affatto. Alessandro va all'interno dell'impero persiano e incendia il palazzo di Serse I come vendetta per i greci. Serse, se qualcuno di voi ha avuto, anche di questo abbiamo già parlato, non credo di poter dire la fortuna, perché l'occasione di vedere quel film ricostruito in maniera artificiale computer dal titolo 300, no? Vede questo personaggio, Serse, che è alto 2,5 metri, mentre il piccolo Leonida coraggioso gli arriva se no alle spalle o neanche. Serse, no? Quel Serse che aveva attaccato là per la Grecia, aveva attaccato Sparta, aveva distrutto il piccolo esercito dei 300 uomini di Leonida che si erano opposti a Serse e al suo esercito presso le Termopili, e come segno di vendetta per tutti questi affronti eseguiti dai persiani verso i greci, ecco che è un gesto simbolico evidentemente, Alessandro incendia il palazzo di Serse, che doveva essere veramente un palazzo splendido, quasi una meraviglia. Dario è ancora in fuga e viene assassinato da un usurpatore che vuole prendere il suo posto e diventare il nuovo sovrano. Come reagisce Alessandro? Qui arriva l'onore delle armi. Alessandro aveva riconosciuto in Dario III, sì, un nemico, ma un nemico onorevole, che aveva resistito alla potenza macedone a lungo. E allora trova Dario III sulla sua strada durante l'inseguimento, alcuni dicono moribondo a terra, altri dicono già morto, lo seppellisce con tutti gli onori, quindi Alessandro fa seppellire Dario III, il suo nemico, con tutti gli onori, da tributare ad un eroe militare quasi, e lo vendica. Trova l'assassino di Dario stesso, che era un usurpatore, e lo fa uccidere a sua volta, lo fa giustiziare. Perché questo? Perché ormai Alessandro si riconosce come il nuovo gran re persiano, ed è nella tradizione dei gran re persiani che gesti di questo tipo vengano vendicati, e Alessandro, assumendo la carica di gran re, vuole portare a compimento questa opera. Nel 329 Alessandro fonda Alessandria Iskate, Alessandria l'ultima, che si trova in Tagikistan, e nel 328 sposa Rossane, questa donna figlia di un vassallo della Sogdiana, che era una regione antica tra Uzbekistan e Tagikistan. E perché? Perché Alessandro ha anche bisogno di avere la fiducia non solo del suo esercito macedone, ma anche dei piccoli principi locali. Allora dice: per riconciliarmi con gli oppositori locali devo fare qualcosa, devo fare un'alleanza di sangue. E che cosa fa? Sposa una delle donne, delle figlie di uno dei vassalli, dei signori potenti locali. Questo rientra nella tattica che Alessandro avrebbe anche imposto ai suoi stessi ufficiali. Quindi possiamo dire matrimonio di puro interesse. Naturalmente, gran re, signore d'Asia, praticamente a 30 anni, colui che aveva sconfitto Dario III, l'imperatore, il dio in terra degli eserciti, no? Non è affatto soddisfatto. Come dice il primo libro dei Maccabei, il suo cuore si gonfiò, e Alessandro non ne ha abbastanza, infatti non si ferma. Vuole andare ancora più avanti e comincia nel 327 a.C. la famosa invasione dell'India. Quindi va ai confini del mondo conosciuto, entra in India. L'India allora è retta da vari principi e sovrani locali, no? Quindi bisogna fare i conti con diversi eserciti. Il primo ostacolo è la catena montuosa dell'Afghanistan e del Pakistan, che è nota come l'Hindu Kush, che Alessandro vanta con tutto il suo esercito. E non è la prima volta nella storia che un esercito avrebbe attraversato delle catene montuose. Sarebbe anche successo successivamente, lo vedremo.
L'esercito di Alessandro viene diviso in due parti. L'India è un territorio enorme, quindi Alessandro sa che deve cercare di prendere possesso di quella terra dividendo il suo esercito in due parti e affidando l'altra parte dell'esercito ad un altro generale. Alessandro va avanti ancora per un po', ma non per tanto, perché i soldati cominciano ad essere stanchi. È vero, la fiducia è importante, eccetera, eccetera. Questo nuovo gran re si è dimostrato valoroso, però ad un certo punto prende il sopravvento l'aspetto umano, non ce la fanno veramente più. L'ultima grandissima vittoria di Alessandro Magno dal punto di vista militare è datata 326 avanti Cristo e viene ottenuta da Alessandro contro un re indiano chiamato Poro, sconfitto in una battaglia presso la regione indiana del Punjab. Da quel punto, da quel momento in poi, basta, di battaglie grosse, di vittorie clamorose non ce ne saranno più. Le truppe si ribellano, minacciano di lasciare Alessandro stesso da solo e secondo alcuni ci sarebbero stati anche dei piani per uccidere Alessandro. Quindi occorre rientrare, bisogna far rientrare l'esercito, non si può più andare avanti. Ed ecco qui il modo di farlo. Alessandro decide non di rientrare via terra, ma via acqua. Fa costruire una flotta, pensate, di 1000 navi per attraversare il fiume dello, io non so la pronuncia, Yelum, quello che è, insomma, da quel fiume giungere nell'Indo, fiume importantissimo dell'India, e proseguire poi verso l'oceano Indiano. Mentre Alessandro sta ridiscendendo per cercare di rientrare via mare, per così dire, ecco che subisce gli attacchi in una regione che oggi corrisponde all'odierno Beluchistan, che si trova in Pakistan. E Alessandro qui paradossalmente subisce la perdita maggiore dei suoi uomini che non in tutte le guerre precedenti realizzate in India. A questo punto, visto che di battaglie militari non ne può più fare, perché l'esercito non desidera più avere a che fare con guerre eccetera eccetera, almeno per il momento, Alessandro vuole consolidare definitivamente il proprio potere, come se già non ne avesse abbastanza. E allora esegue quella tattica, mette in pratica quella tattica della quale abbiamo parlato prima, la fusione tra civiltà. Prende 80 ufficiali, dei suoi migliori ufficiali, e li fa sposare con donne persiane, che come detto in precedenza, verranno tutte poi, quasi tutte meglio, ripudiate dopo la morte di Alessandro. Questi ufficiali sono contenti? Beh, insomma, c'è un discorso di gelosia. Perché di gelosia? Perché nel cosiddetto squadrone di cavalleria dei compagni del re, che erano i soldati più vicini e più fidati di Alessandro, cominciano a comparire elementi orientali. E questo ai Macedoni non va affatto bene. Ma per il momento, più che storcere il naso, non possono fare. Però insomma ci sono già delle proteste. La situazione va avanti ancora per qualche tempo, finché arriva il 323 avanti Cristo. Alessandro sta progettando grandi piani ancora di esplorazione. Uno mi sembra riguardasse il Mar Caspio, no? Esplorare proprio e vedere cosa c'è anche al di là delle terre all'epoca conosciute, ma non per motivi di invasione, ma solo per motivi di esplorazione. Aveva ormai preso ad alimentare il culto veramente della propria persona, sta ricevendo a Babilonia numerosi ambasciatori dal mondo mediterraneo, quando ad un certo punto, da un giorno all'altro, muore. Alessandro Magno ha 33 anni e ha regnato 12 anni e 8 mesi e ha realizzato un impero enorme. Che cosa ne sarà di quell'impero dopo Alessandro? Semplicemente che i suoi generali avrebbero preso più una parte che l'altra. Quindi Alessandro aveva speso tutta la sua vita costruendo questo impero, poi è andato ad altri, in sostanza. Ma ci sono degli episodi che meritano di essere narrati. Wall
Colbert, lo storico autore del libro Il mondo ellenistico, cita soprattutto tre episodi, tre incidenti, li chiama, della vita di Alessandro che meritano di essere presi in considerazione nei suoi rapporti con l'Oriente o con il suo stesso esercito. Prima di tutto, il cambiamento, dice, cito testualmente, dell'atteggiamento di Alessandro verso la Persia e il suo tentativo di trasformare il proprio esercito da forza principalmente macedone, che ancora utilizzava i poteri residui del popolo macedone, in un esercito internazionale cosmopolita, che doveva lealtà solo verso di lui. Quindi questo è il primo elemento, cercare di realizzare non più un esercito puro, ma che si servisse anche di altri elementi. Nel 323 il re Alessandro governava ormai a titolo personale un impero che aveva conquistato con la forza e che aveva ben poco a che fare con la Macedonia. Ormai la Macedonia era un ricordo antico. Un secondo incidente che cominciò a minare la credibilità, se volete, di Alessandro, ma fino ad un certo punto, mentre era ancora in vita, dice Wolbeck, è questo. Si ebbe un inasprimento dell'autocrazia di Alessandro che anticipava quella dei regni ellenistici. La crescita di tale potere può essere seguita attraverso una serie di episodi che destarono l'ostilità dell'esercito e spesso implicarono l'eliminazione dei suoi oppositori. Il primo di questi episodi si ebbe nel 330, quando l'esecuzione di Filota venne sfruttato come pretesto per far assassinare Parmenione. Parmenione, come detto prima, era già stato uno dei generali migliori di Alessandro, dei più fidati, ma stava acquisendo molto potere. E quando un dittatore vede che un generale acquista tanto potere, insomma, va bene fino ad un certo punto. Non so se abbiate presente che dopo il 1945 Stalin fece degradare tutti i generali che erano arrivati in Germania e avevano conquistato Berlino. Li fece degradare tutti, no? Alcuni persino arrestare e mettere nei gulag, e attribuì a lui stesso, venne attribuita a lui stesso tutta la vittoria, tutto il merito per la vittoria. Quindi ancora una volta la storia ritorna. Il successivo omicidio commissionato da Alessandro si verificò a Samarcanda nel 328, allorché Alessandro uccise Clito il Nero, uno dei compagni del re e ufficiale di alto grado nella cavalleria, dopo, pensate, una provocazione nel corso di una rissa fra ubriachi. Quindi avevano bevuto, erano ubriachi. Questo Clito il Nero doveva aver provocato Alessandro Magno, ovviamente Alessandro, che all'epoca era ben più che un sovrano, ne ebbe a male. In seguito Alessandro, questo è il punto, reagì con manifestazioni teatrali di rimorso, quindi si pentì. Ma fu persuaso dal filosofo Anassarco, che era uno dei filosofi che lo seguivano, che il re era sempre al di sopra della legge. Perché avesse a vergognarsi meno del delitto, i macedoni decretarono che Clito era stato ucciso giustamente. Quindi vai tranquillo, perché il re è sempre superiore alla legge, quindi se il re ha ritenuto opportuno uccidere un provocatore, l'ha fatto correttamente. Questo Anassarco ci racconta di Alessandro Magno un aneddoto che è molto molto interessante. Ora, all'epoca di Alessandro Magno, alcuni filosofi, l'abbiamo già detto, sostenevano che l'universo fosse infinito e popolato da mondi infiniti. Premessa. Si dice che mentre Alessandro stava ascoltando uno di questi filosofi esporre la teoria sulla pluralità infinita dei mondi, ad un certo punto abbia cominciato a piangere, ma proprio in maniera disperata. Quindi dobbiamo immaginarci una lezione, no? Un filosofo che racconta del fatto che esistono mondi in quantità infinita, ed Alessandro lì che piange, ma piange amaramente, tanto che ad un certo punto qualcuno gli chiede: ma perché piangi? Che succede? Perché i mondi sono infiniti e non abbiamo manco conquistato uno, risponde Alessandro. Ecco, il terzo ed ultimo incidente si verificò l'anno seguente vicino a Batra,
una città orientale, e fu il risultato della politica del Macedone di circondarsi di persiani non meno che di Macedoni. La presenza a corte di entrambi, Macedoni e Persiani, comportava inevitabilmente imbarazzi, perché i due popoli avevano tradizioni molto diverse in merito ai rapporti fra sovrani e sudditi. Per i Macedoni il re era primo fra pari, quindi una figura che aveva un primato onorifico e basta. Per i Persiani egli, cioè il re, era il padrone e i sudditi erano i suoi schiavi, e segno esteriore di ciò era un atto di sottomissione, la cosiddetta proscinesi, che un macedone o un greco era disposto a compiere esclusivamente nei riguardi degli dèi. Quindi anche i macedoni, anche i greci compivano atti di prostrazione, ma non nei confronti di un uomo, mentre per i persiani sì, nei confronti anche del sovrano. La forma esatta del gesto è controversa. Alcuni pensano che implicasse la prostrazione fisica, quindi una cosa del genere, o secondo alcuni addirittura inginocchiarsi a terra. Altri ritengono che consistesse semplicemente nel soffiare un bacio al sovrano stando in piedi, chini o prosternati. Quale che fosse la sua forma precisa, comunque ripugnava ai greci compiere il gesto di fronte a un uomo. E quando a Battra Alessandro cercò di convincere i macedoni a usarlo con lui, come facevano i persiani, il greco Callistene si oppose. Callistene era uno storico e disse ad Alessandro: io il bacio non te lo do, non mi prostro affatto, perché tu sei un uomo, per quanto potente sei sempre un uomo. Che cosa successe a Callistene? Beh, come potete immaginare, Callistene si rifiuta pubblicamente di fare questo atto di sottomissione. L'incidente portò alla rovina di Callistene, che immediatamente dopo l'episodio venne accusato di essere partecipe di una congiura per uccidere il re, organizzata da alcuni suoi paggi. Quindi, quando noi studiamo questi personaggi dell'antichità, ammiriamo magari il genio militare, il genio strategico, e su questo c'è poco da dire. Ma teniamo sempre a mente che ci sono anche degli episodi sanguinosi che meriterebbero anche di essere presi più in considerazione. Lo stesso si può dire, e spesso non si fa, anche di altri grandi conquistatori come Giulio Cesare. Anche lì ci furono degli episodi abbastanza importanti da tenere in considerazione. E un ultimo aneddoto che si narra su Alessandro, e riguarda i rapporti ancora una volta tra lui e un filosofo, sembra sia stato l'incontro che Alessandro ebbe con il filosofo Demostene, non ricordo in quale città. Demostene era un filosofo che viveva in condizioni di assoluta povertà, ma era conosciuto per la sua filosofia, secondo alcuni addirittura viveva in una botte. Ebbene, Alessandro volle incontrarsi assolutamente durante i suoi viaggi con questo filosofo. E che cosa succede? Trovò questo Demostene seduto a terra, no? Alessandro lì, e la prima cosa che Demostene lo riconobbe subito, disse ad Alessandro: spostati per cortesia perché stai coprendomi il sole, no? E Alessandro come reagì? Lì per lì un affronto, però ammirò talmente tanto la spavalderia di questo personaggio che sembra abbia detto: se non fossi Alessandro vorrei essere Demostene. Ecco, detto questo abbiamo finito la parte storica. La prossima volta ci sarà la conferenza il 10 febbraio, poi ci occuperemo completamente di nuovo di filosofia con Aristotele. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie.